Oggi volevo parlarvi un po' della vite e come si effettua la potatura. La vite fruttifica sui tralci dell'anno portati dai rami di un anno. Quindi se noi osserviamo questa pianta, che è un guyot tradizionale, notiamo che i rami di un anno sono questi, questo e l'altro. Pertanto la fruttificazione avviene sui nuovi tralci che si formano da queste gemme, e a seconda della varietà della vite la fruttificazione può avvenire nelle gemme basali, oppure ci sono invece alcune varietà dove le gemme basali non sono fertili, per cui la produzione la troviamo nelle gemme spostate verso la cima o a metà del tralcio. Pertanto è chiaro che a seconda del tipo di uva che abbiamo a disposizione dobbiamo verificare, prima di effettuare la potatura, la fertilità delle gemme della varietà che abbiamo a che fare. Perché se noi dobbiamo trattare con varietà, con gemme basali fertili, possiamo utilizzare una potatura corta o cosiddetta a speronatura. Viceversa, se abbiamo delle varietà dove la fertilità è spostata più in avanti, dobbiamo adottare una potatura più lunga. Chiaramente la potatura della vite va fatta in funzione della forma di allevamento che gli è stata data, per cui ogni anno noi ci dobbiamo ritrovare la stessa situazione dell'anno precedente. Io adesso ho davanti una pianta di vite allevata a guyot tradizionale, che adesso io voglio convertire in guyot ramificato. Cosa vuol dire? Vuol dire che il guyot tradizionale praticamente faceva i tagli tutti nello stesso punto, quindi ogni anno sia lo sperone di rinnovamento sia il capofrutto venivano scelti tra quelli che nascevano all'apice, diciamo, del tronco. Questo sistema portava a un ingrossamento dell'apice del tronco che viene chiamato testa di salice. Questo sistema, diciamo che ormai è un sistema superato. Per quale motivo? Per una particolarità che ha la vite, che dove si fanno i tagli, rispetto ad altre piante, invece di cicatrizzare le ferite, la vite produce invece un cono di disseccamento. Quindi per isolare, diciamo, i tessuti, produce questo cono, e questo cono è, diciamo, progredisce o va verso l'interno in misura pari al doppio del diametro tagliato. Pertanto si capisce che più grosso è il taglio che noi andremo a fare, più grosso sarà il cono di disseccamento. Ora, tagliare continuamente nello stesso punto, si forma tutta una serie di coni che vanno a ostacolare il passaggio della linfa all'interno. Io ho provato a fare una sezione di una testa di salice dove vedete che i tagli sono tutti ravvicinati. Sezionando questo tronco possiamo notare come i coni di disseccamento praticamente penetrano verso l'interno, di conseguenza la linfa trova ostacolo al passaggio. A furia di continuare a tagliare si arriva a un certo punto dove i coni così ravvicinati non lasciano uno sbocco alla linfa, pertanto la testa di salice, arrivata a un certo punto, non risponde più con emissioni di nuovi germogli. E allora, per ovviare a questo inconveniente, bisogna adottare la cosiddetta
potatura ramificata. Che vuol dire questo? Che invece di bloccarci sulla testa di salice, noi apriamo dei canali laterali e in maniera tale da non tagliare sempre nello stesso punto, ma andare a tagliare sempre sui rami di un anno. Di conseguenza il tronco si blocca in questa posizione, dopodiché la pianta deve allargarsi lateralmente attraverso due canali. Per convertire adesso questa pianta da guyot tradizionale a guyot ramificato, andiamo a vedere qual è la procedura. Intanto voi sapete che il guyot è fatto da un asse, un tronco alto dai 60-70 cm, con un capofrutto che poi viene legato al primo filo. In questa forma il capofrutto è un capofrutto che annualmente deve essere rinnovato, quindi una volta che ha fruttificato il capofrutto dovrà essere eliminato. La potatura della vite è, praticamente si basa principalmente su tre tipi di taglio, che vengono definiti taglio del passato, taglio del presente e taglio del futuro. Il taglio del passato si riferisce all'eliminazione del capofrutto che ha già fruttificato, per cui cominciamo a fare il taglio del passato eliminando il ramo che ormai non serve più. Andiamo a eliminare chiaramente tutto il secco, poi quello che rimane, di quello che rimane noi dobbiamo scegliere un nuovo capofrutto, che può essere questo. Quindi scegliamo questo nuovo capofrutto che taglieremo dopo aver eliminato eventualmente le femminelle, lo accorceremo a 8, da 8 a 12 gemme. Questo nuovo tralcio che abbiamo selezionato rappresenterà il taglio del presente, perché è il tralcio destinato alla nuova produzione. Quindi quest'anno la produzione avverrà su questo nuovo tralcio che noi abbiamo scelto. Chiaramente il tralcio andrà curvato e legato al filo. Di questi due nuovi tralci cominceremo a fare il taglio del futuro, cioè dire taglio del futuro e la preparazione di due speroni che rappresenteranno il taglio del futuro, cioè dire per il fatto che noi andremo a speronare. Speronare vuol dire lasciare un piccolo tralcio di due gemme da una parte e dall'altra. Ecco, come vi dicevo prima, ecco, poi c'è ancora un altro tralcio da eliminare, che elimineremo nel rispetto delle corone. Quindi cominciamo per quest'anno. Vedete che io ho lasciato il nuovo, un capofrutto che è posizionato sulla testa di salice. L'anno prossimo noi accecheremo questo punto, ma lasceremo questo legno come legno di rispetto per evitare che poi il secume o il cono di disseccamento vada a penetrare all'interno di questo nuovo ramo che rappresenterà il futuro della mia pianta. Come vedete, il taglio che io ho fatto non l'ho fatto vicino alla gemma, non l'ho fatto in questa posizione, ma ho lasciato un manconcino come legno di rispetto. Legno di rispetto vorrà dire che questo manconcino seccherà, produrrà il cono di disseccamento, ma per il fatto che io l'ho lasciato lungo, il cono di disseccamento non mi va a intralciare il passaggio della linfa. Come vedete, io ho lasciato due monconi. L'anno prossimo cosa faremo? Da questi due speroni verranno fuori due nuovi
tralci, uno da una parte e uno dall'altra. Questo va a sostituire il capafrutto che quest'anno fruttifica, e l'altro, sempre quello che nasce verso il basso, lo andrò a speronare. Da quest'altra parte avrò ancora due rami, ma di cui, se io adotto il guyot semplice, uno è in più, cioè uno non mi serve, per cui lo andrò a eliminare. L'altro invece, quello che nasce nella parte inferiore, lo speronerò, per cui avrò l'anno prossimo il capafrutto che sarà spostato sui nuovi speroni, su uno dei nuovi speroni. Quindi tutta questa parte qua ormai l'anno prossimo non servirà più. La pianta ripartirà da questi due nuovi canali, che lasceremo sempre liberi, in quanto noi tagli li faremo sempre nella parte superiore. Quindi non andremo mai a tagliare nella parte inferiore per non intralciare il passaggio della linfa. Quindi i coni di seccamento si formeranno sempre nella parte superiore, con la conseguenza che la linfa scorrerà tranquillamente verso nella parte bassa. Ecco, poiché io ogni anno a questo punto il taglio non lo farò più sempre nello stesso punto, ma mi sposterò di pochi centimetri all'anno, e quindi la pianta si allargherà verso i lati, non si alzerà più, come invece succedeva con il guyot tradizionale. Per cui cosa succedeva? Che la pianta piano piano si alzava al punto tale da superare il primo filo. I viticoltori, per ovviare a questo problema, facevano dei grossi tagli sul tronco in corrispondenza di un ramo di un succhione nato sul tronco, con la conseguenza che, facendo il taglio sulla parte grossa, chiaramente il cono di seccamento era enorme, di conseguenza la vitalità della pianta veniva ridotta. Col sistema di potatura ramificato questo non succederà più, in quanto noi ci sposteremo lateralmente e saremo costretti a tagliare sempre sui tralci di un anno, massimo di due. Ecco, limitandoci ai tagli di fatti sempre su rami di un anno, massimo di due, i coni di disseccamento saranno limitati e il decorso della linfa sarà sempre, sempre libero. Per cui mi raccomando, allora, legno di rispetto sopra le gemme, evitate i tagli oltre sui tralci di oltre due anni, lasciate pure a casa il seghetto, perché quando si pota la vigna il seghetto non dovrebbe servire, poiché i tagli saremmo in grado di espletarli solo con la cisola.